abbiamo parlato della trasformazione dei valori in prezzo di produzione. Quindi ci riferiamo a questa fase. Quindi, trasformazione dei valori, siamo nella fase del processo di produzione. E abbiamo spiegato in un modello teorico come si determina, cioè Marx ha spiegato come si determina il saggio medio del prodotto, intendendo per saggio medio quella parte di plus lavoro che viene appropriato dal singolo capitalista in ogni processo, in ogni ramo della produzione, perché abbiamo scritto le funzioni che abbiamo scritto la volta scorsa si riferivano ai diversi settori produttivi. E avevamo considerato per ogni settore produttivo il lavoro sociale medio incorporato nelle merci prodotte in quel settore produttivo. Quindi un lavoro sociale medio, per capire come avveniva questa trasformazione di più lavori in profitto medio. La lezione di questa sera affronta invece la fase della distribuzione, da N' al D'. Che cosa succede quando la merce viene distribuita, portata nel mercato? Adesso non parliamo più di lavoro sociale medio, ma parliamo invece del lavoro contenuto nella singola merce. Perché quando noi abbiamo scritto la volta scorsa settore 1, settore 2, settore N, quindi C1 più V1 più plus lavoro 1 uguale al valore 1 significava il valore delle merci prodotte nel settore 1, non so, settore metallurgico, 2, settore calzaturiero, e quindi il lavoro sociale medio rispetto alla forza produttiva del lavoro in una fase storica contenuto in questo processo produttivo. Sono processi produttivi, per capire come si formava il saggio medio del profitto. Adesso invece stiamo spiegando un'altra cosa. Adesso invece ci fermiamo in un solo settore produttivo. Scegliamo il settore produttivo, ad esempio metallurgico, il settore 1. Di questo settore produttivo, nel settore 1, noi abbiamo diverse aziende: azienda A, azienda B, azienda C, puntini puntini, azienda Z. Vi ricordo che siamo in un regime di libera concorrenza, cioè una fase storica ormai superata, perché siamo nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento. Il regime della libera concorrenza ha il suo apogeo nel periodo 1860-1880. Allora, adesso siamo in un settore concreto, quindi le aziende A, B, C, Z sono aziende concrete. Quindi quando io adesso metto dei valori, questi non esprimono il lavoro sociale medio incorporato, ma esprimono il lavoro realmente contenuto nella singola merce, perché tutte le merci, tutte le aziende stanno producendo la stessa merce, siamo nello stesso settore, quindi si produce solo lo stesso prodotto. Ad esempio, abbiamo detto profilate di ferro, per intenderci, no? Allora, siamo azienda A, azienda B, azienda C, azienda Z, producono tutte lo stesso profilato di ferro. Perché è un regime di libera concorrenza, quindi ci sono tante aziende che producono. Allora, se io scrivo adesso 100 più 50,
100 sarebbe il capitale costante, 50 sarebbe il capitale variabile. Metto dei numeri molto diversificati per fare capire la questione, ma nella realtà i numeri non sono così diversificati, sono molto più addensati. Ma io li metto diversificati per fare capire la questione. 120 più 60, 140 più 80, 180 più 100. Allora significa che l'azienda A, per produrre, non so, una tonnellata di ferro, impiega 100 ore di capitale costante e 50 di capitale variabile. Quindi il prezzo di costo per quell'azienda è 150. Ovviamente l'azienda Z è quella che sta producendo a un prezzo di costo più elevato, perché abbiamo 180 più 100. Ripeto, sono numeri che io sto creando artificiosamente così divaricati nella realtà. Ma sulla stessa quantità? Sulla stessa quantità. Allora, per ogni azienda, questo è il prezzo di costo. Ora, le aziende devono portare i prodotti al mercato, devono vendere. Allora, come si formano i prezzi? Intanto diciamo, per la legge del saggio medio del profitto, scusa, dai questa sedia, no, è così semplice, passi di questa sedia. Per la legge. Andrea, tu questa parte non la sai. Quindi l'azienda vende un prezzo.